Ultimo round. E si va. Dite la verità, vi mancherà, eh? Settimo giorno, mi avvicino così il microfono registra meglio. Più o meno. Settimo giorno, e di nuovo è giorno, l'ultimo giorno. Dio e Rosario si sono svegliati con un terribile mal di testa e ora sono seduti in cucina a lamentarsi e a bere caffè. Signore mio, biascica Rosario, non sto proprio una chiavica, oggi non mai a chiedere niente perché un capozzo va a spiegarti niente. Dio sorseggia il caffè e annuisce. Oggi niente lezioni, Rosario. Oggi è il settimo giorno. Non si fatica. Riposa e tranquillità. Rosario lo sguarda storcendo la bocca. E certo, la quiete prima della tempesta, vero? Dio imbarazzato annuisce. Beh, in effetti oggi è l'ultimo giorno, ma... Rosario lo interrompe, guardando l'orologio. È vero, oggi è domenica. A quest'ora dovevo già stare allo stadio. A fare la telecronaca, chiede Dio. Ma quale telecronaca, signore? A vedere il Napoli. Ma perché? Tu veramente hai creduto che mi facevano fare la cronaca delle partite di calcio in televisione? A me? Il Padre Eterno sembra sinceramente convinto. E perché no? Sei bravo, ti piace il calcio. Anzi, sai che ti dico? Io ti ci vedo in tribuna stampa, allo stadio San Siro, che dice al microfono. E il Padre Eterno imita la voce di Rosario quando fa il telecronista. Qui è il vostro Rosario Sanza, che vi parla da Napoli, dove sta per iniziare la partita Napoli-Juventus. Rosario scuote la testa con una risatina amara. Ricordatevi che è del 99 questo libro. Il Padre Eterno si risente. Perché ridi? Guarda che a me tutto è possibile, Rosario. E Rosario, tutto forse meno che questo, signore mio. Primo, perché a un povero uomo come me in tribuna stampa non lo fanno passare neanche come venditore di caffè Borghetti. E Dio tra sé. Io ce la posso fare. E Rosario continua. Secondo, perché lo stadio San Paolo non sta a Torino ma a Napoli e dovresti spostarlo. Un momento. Infatti, scusa, lui ha detto San Siro, perché qui adesso ha scritto San Paolo? Hanno fatto un errore di stampa e me ne sono accorto solo adesso. Mamma mia, la lettura. Non sta a Torino ma a Napoli, dovresti spostarlo, e Dio tra sé. Io ce la posso fare. E Rosario conclude. Terzo, perché per far giocare il Napoli contro la Juve bisognerebbe prima far tornare il Napoli in Serie A. Dio si gratta la testa. Non ce la posso fare. Però potrei provare a spedire in B la Juventus. Non t'azzardare. Sai che me ne frega. Rosario scuote la testa. Lascia perdere, signore. Ma il Padre Eterno insiste. No che non lascio perdere, Rosario. Non capisco perché sei così pessimista. Az, non capisci. E guardami qua. Tengo 40 anni. Non tengo un lavoro fisso. Non tengo un capello in capa. E sto solo come un cane. Io ho un'eternità che vivo da solo. Cerca di consolarle il signore. Ci si abitua. Ma Rosario è inconsolabile. Io non mi ci sono mai abituato. Fin da piccolo soffrivo di solitudine e avrei tanto voluto un fratellino, ma non è mai arrivato. Un tempo non era come adesso che potevi decidere quanti figli avere, di che sesso, colore e dimensione. Oggi con la genetica fai come ti pare. Se vuoi una bambina tale quale ad Alba Parietti, basta prendere un ovulo materno più il DNA di un albero di caucciù e il gioco è fatto. Se invece prendi il DNA di un capello di tomba e di una cellula di magalli, ecco che ti viene una palla di neve. Oggi si può avere Maria Valeria Marini con il cervello di Rita Levi Montalcini, oppure Rita Levi Montalcini con il cervello di Valeria Marini, e tra le due non so cosa sia peggio. Quando sono nato io, tutte queste cose non si facevano. I miei genitori si sono dovuti accontentare di quello che è arrivato, cioè io, e sono sicuro che invece volevano una femmina. Dio lo interrompe, davvero? Anche i miei volevano una femmina. Rosario lo guarda stupito. Ma va, davvero? Beh, no, lo dicevo perché cercare di consolarti. La verità è che non ho mai conosciuto i miei genitori, sono un trovatello. Ho vissuto sempre solo, 200 miliardi di anni a fare puzzle. Poi mi sono stufato e mi sono messo a creare. Rosario comincia a piangere, ma almeno tu non hai dovuto subire tutte le umiliazioni che sono toccate a me. Non mi posso mai scordare quando a scuola, dalle suore, facevamo il presepe vivente, a me toccava la parte dell'angelo. Per fare l'angelo servivano le scarpe bianche, allora la mamma mi metteva le sue, quelle che avevo usato per il matrimonio. Maronna, che vergogna! E si vedevano pure bene, perché per fare l'angelo mi appendevano con una corda a 1,5 metri di altezza il 22 di dicembre e mi facevano scendere il 9 gennaio, dopo che se ne erano andati pure i re magi. Io per fortuna non sono mai stato presente a questo tipo di manifestazioni, borbotta Dio tra sé e sé, mentre Rosario continua a parlare. E a carnevale, signore mio, vestito da zorro, con il cappotto di lode negli scarponi, se no prendevo freddo. Che tristezza. E anche quando sono cresciute le cose non sono migliorate.
Ho cominciato a sognare l'amore, ma sono arrivato solo a capire che il bacio e l'apostrofo rosa tra le parole ce l'ha il preservativo. Una volta mi sono anche fidanzato. Beato te, lo interruppe il Padre Eterno. Io non ho mai trovato mai nessuna. Deve essere bello innamorarsi. Dipende, signore mio. Io mi sono innamorato di un sorriso e ho preso tutta la ragazza, vuoto per pieno. Dopo un po' ho dovuto pagare un riscatto per farla rapire e tornare a vivere. Il problema delle donne è che vogliono cambiare l'uomo che amano. Se non ci riescono, si incazzano perché non ci sono riuscite. Se ci riescono, si incazzano perché non gli piace più. L'ho sempre detto io, commentò il Padre Eterno dall'alto della sua saggezza. Ciò che Dio ha creato divisi, l'uomo non unisca. Uniti o divisi, signore, c'è sempre un prezzo da pagare. Quando sei in coppia e vivi l'amore, devi pagare un costo in schiavitù. Quando sei solo e vivi la libertà, devi pagare un costo in solitudine. Hai solo l'imbarazzo della scelta. Ma può anche andare peggio. Puoi essere in coppia e pagare un costo sia in schiavitù che in solitudine. Nella stanza ormai è calata la malinconia. Il Padre Eterno porge a Rosario un fazzoletto. Rosario soffia il naso rumorosamente. Poi fa il gesto di ridarglielo, ma si ferma e se lo mette in tasca, domandando: a che ora comincia il diluvio? Così con le prime gocce gli do una lavatina. Dio sorride, cercando di nascondere un certo imbarazzo. Cerca le parole adatte e poi: senti, Rosario, a proposito di questo diluvio. Rosario sbuffa: signore mio, non ricominciare con la storia dell'arca. Oggi domenica mi riposo pure io, vabbò. Perché se ancora non l'hai capito, io quest'arca non la faccio. L'idea di vomitare su un pattino pieno di bestie per chissà quanto tempo, sotto la pioggia, mentre intorno affogano tutti, proprio non mi piace. Niente di personale, sia chiaro. Tu sei libero di fare piovere quanto ti pare. Io però non sono tenuto a salvarmi a tutti i costi. A posto così, amici come prima. Dio lo guarda. Davvero? Davvero cosa? Risponde Rosario, che non capisce. Davvero siamo amici? Beh, è un modo di dire, ma... Poi, osservando la delusione sul volto del Padre Eterno, si affretta ad aggiungere: ma sì, certo che siamo amici. Certo, ci conosciamo da poco, fino a 7 giorni fa non potevo neanche dire che ci conoscevamo di vista, perché a te chi ti aveva mai visto? Ti conoscevo per sentito dire, però adesso posso dire che... Sì, signore, siamo amici davvero. Dio sorride felice. È la prima volta nei secoli dei secoli che ho un amico, Rosario. Pensavo che, di nuovo cerca le parole, e poi... Insomma, questo diluvio non lo voglio fare più. Come sarebbe, signore? Tu questo diluvio lo devi fare, esclama Rosario. Ma Rosario, che dici? Ho appena trovato un amico, lo affogo così. Non sta bene. No, signore, non scherziamo. Io fino a 1 settimana fa me ne stavo tranquillo, tomo domo, cacchio cacchio, e campavo senza tanti problemi. Poi te ne vieni tu, ti piazzi qui, peggio di rappresentante di battitappeti, cominci a farmi il lavaggio del cervello, ti metti dentro le orecchie e dai, finché non riesci a farmi vedere che vita di merda vivo, in che ladrina di mondo campo e che monnezza di gente frequento. E dopo tutto questo mo dici: grazie, arrivederci, mi sono sbagliato. No, signore mio, troppo comodo. Il Padre Eterno è molto confuso e stupito. Ma Rosario, io pensavo di farti un piacere a non fare il diluvio. Ma quale piacere? Se proprio vuoi farmi un piacere, amico mio, tu questo diluvio devi farlo e subito. Fai piazza pulita e ricomincia da capo. Questo devi fare. Il signore non è sicuro di aver capito bene. Come sarebbe? Vuoi che spazzi via tutto e poi ricrei ogni cosa? Esattamente, signore. Uomini e donne, via tutto? Certo, signore, è ora di farla finita. Basta con questa umanità che fa schifo. Basta, signore, con queste donne che ti rovinano la vita. Queste donne che ti chiedono: hai mal di stomaco? No, peccato, avevo un bel rimedio per fartelo passare. Queste donne che quando guardano un film con George Clooney iniziano a piangere, non sai se è perché il film è commovente o perché pensano a te che gli stai di fianco e fanno i paragoni. Queste donne che ti dicono: non vorrei mica uscire con queste scarpe, ma se volevo uscire con un altro paio di scarpe, queste non me le mettevo. Queste donne che dormono con i tappi nelle orecchie, se li mettono prima che tu hai finito di parlare, e a volte anche prima che tu abbia cominciato. Queste donne che ti abbracciano quando torni a casa e non ti mollano più, proprio quando tu invece già da dentro l'ascensore non vedevi l'ora di arrivare perché hai una pipì che non ce la fai più. Queste donne che ti svegliano la mattina alle 7 e ti dicono: alzati che dobbiamo andare a fare il footing. Queste donne che ti baciano dopo essersi messo il burro di cacao che sembra di baciare un calamaro fritto. Queste donne che al mare ti spalmano di crema solare che diventi come un fish and croc, e anche se riesci a rifiutarti la crema solare se la mettono loro e poi ti abbracciano sempre come un fish and croc diventi. Queste donne isteriche che dopo essere state in bagno aprono la finestra per 20 minuti e non ti fanno entrare. Lo so che anche le donne fanno la cacca, l'ho scoperta a 40 anni ma lo so. Queste donne che ti costringono a frequentare il sesso a pagamento e troppo tardi ti accorgi che il sesso a pagamento costa molto meno del sesso familiare. Queste donne che devono far pagare a te il fatto che hanno avuto un padre che l'ha delusa, un ex marito latitante, un professore maiale. Ma proprio a te, che sei l'unico che le ama, la devono far scontare. Ti prego, signore mio, le prossime donne, falle con un altro carattere. A me piacerebbe una donna che non mi faccia venire sensi di colpa. Una donna che faccia risuscitare i morti, cioè a me quando mi sento avvilito. Una donna che ride e che mi faccia ridere. Una donna che non sia come la mia professoressa di latino, che stava sempre là a dare voti.
Una donna che sappia fare l'amore bene bene bene, ma non con tutti, che si vesta bene ma che si spogli meglio, che canti come un usignolo, che si muova come un gatto, che sia morbida come un orsacchiotto, tenera come un pulcino e che sia pure una maiala, che sia una specie di zoo, insomma, adatta per l'arca. Tu c'hai esperienza, che ti costa? E poi, signori, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, già che ci sei, le prossime donne, falle tutte belle, che ti costa? Basta con queste donne che non si possono guardare, tanto tu lo sai già prima che nascono quali sono quelle da buttare, non devi fare il tassello come col cocomero. Basta con queste donne monovolume, con un punto vita che si calcola in petrodollari, considerando che hanno la forma di un barile. Basta con questi culi bassi che se gli applichi un pennello fa le strisce per terra come l'ANAS. Basta con questi culi che bisognano di mutande coi tacchi. Al posto di questi culi bassi, posizionati dove noi abitualmente teniamo il bastiscopa, ai prossimi culi mettili dove abitualmente teniamo lo scaldabagno. E sotto ai culi mettici due gambe lunghe come la fila al casello il 18 d'agosto. E per favore, senza peli, basta con questi peli che le donne per levarseli devono ricorrere a macchine mietitrebbia che procurano sofferenze che non si ricordano dei tempi della Santa Inquisizione. Basta, signori, i peli, eliminali alla nascita. Le nuove donne, falle tutte con la pelle liscia, senza peli e senza cellulite. Non importa il colore, l'importante è che sia pelle, non alcantara, e che sia tesa come uova sode, non confrittate come adesso. E basta anche con le zizze che sembrano muse al cioccolato. Le prossime donne, falle con zizze grosse come pandori, ma dure come panforti, che ti devi rompere i denti quando le mozzichi. Zizze prepotenti, come gli automobilisti ai semafori che guardano in alto come stuoie aeree in estasi. Basta con queste donne avvilite, signore. Le prossime, falle tutte con le unghie laccate come se fossero appena uscite dal carrozziere e con le bocche tanto turgide e carnose che ci vogliono 20 minuti da labbro a labbro se non trovi traffico e serve pure una ditta edile per mettere il rossetto. E gli occhi falli neri che nemmeno Mike Tyson saprebbe fare di meglio. C'è stata mia sorella che rompe le palle. Scusa, chiudo la porta. Oh, e che cavolo, durante la registrazione, ma non si può fare così, eh. Oh, dove ero rimasto? Ah, sì. E gli occhi falli neri nemmeno Mike Tyson saprebbe fare di meglio. E poi ti prego, signore, un piacere personale. I piedi e il culo delle donne falli a temperatura ambiente. Perché le donne non possono avere una circolazione normale? Non esiste niente di più freddo nell'universo dei piedi e del culo di una donna. Insomma, signore, le prossime donne falle come quelle dei film che la mattina si svegliano truccate e pettinate. Basta con queste donne che quando si svegliano la mattina sembrano la nonna di quella con cui si è andata a dormire. E per par condicio, anche gli uomini, signore. Basta con questi uomini che fanno schifo! Questi uomini con le coscette secche, culini flaccidi e le spallucce tanto spioventi che le bretelle se le devono fissare con le puntine da disegno, a meno che non abbiano bretelle a collo alto. I prossimi uomini, falli tutti come ballerini di flamenco. Che ti costa? Tu sei il padre eterno. Basta con questi uomini che con un paio di mutande di paglia sono tale e quale un fiasco di Chianti. Questi uomini che fanno ginnastica per farsi venire una vita così e si fanno solo un culo così. Questi uomini costretti a fare footing con la tuta di amianto per mantenere la linea e dentro gli crescono le anguille, la tuta se la devono far levare dal gommista. Basta con questi uomini calvi come palle da biliardo che invece di pettinarsi col vetril inventano i modi più ignobili per nascondere la mancanza di capelli. Questi uomini che si fanno il report quando soffia il vento da destra a sinistra e viene una basetta di 1,40 m. Questi uomini che si mettono parrucchini neri come scarafoni, da dietro gli escono 4 pelazzi bianchi che li fanno sembrare i Ringo Boys, mezzi bianchi e mezzi neri. Questi uomini che si fanno il trapianto e gli viene la testa tutta a quadretti come Ciccio Bello. Questi uomini patetici, senza più alcuna dignità, che fino al giorno prima erano la fotocopia sputata di Lino Banfi e il giorno dopo si presentano biondi come Marilyn Monroe, come la colla permanente, e ti dicono: non me ne parlare, guarda come mi ha ridotto la cura dell'ulcera a baresi di cortisone. E intanto una lacrima di vergogna gli fa colare il rimmel. Questi uomini che con la scusa della prostata entrano in clinica per farsi il lifting e si fanno tirare come fionde che se gli partono le orecchie ammazzano il chirurgo che gli sta di fronte. Questi uomini che quando escono dalla clinica l'unica cosa originale che gli è rimasta è la prostata, tutto il resto è plastica. Questi uomini che a 80 anni vanno a farsi togliere i punti neri nelle beauty pharma a 70.000 lire al punto, peggio che nelle bische clandestine. Questi uomini che dopo essersi fatti ristrutturare come un casale di campagna, quando gli portano il conto gli viene un infarto e muoiono. Però hanno raggiunto lo scopo, sono morti giovani. Basta, signori, però sì, uomini, falli tutti belli, magri, che invecchiando i peli gli aumentano sulla testa e non nell'orecchio e nel naso. E cambiagli anche il carattere, signore. Basta con questi uomini che dormono dopo aver fatto l'amore, mangiano dopo aver fatto l'amore, fumano dopo aver fatto l'amore, tutto dopo aver fatto l'amore, prima e durante non succede niente. Questi uomini per cui gli altri sono tutti stronzi, soprattutto quelli che sono tali e quali a loro. Questi uomini che quando gli viene il raffreddore
Pare che gli è venuto il colera e si fanno curare dalle loro mogli per settimane. Questi uomini che non alzano la tavoletta, non abbassano la tavoletta, non tirano l'acqua, non chiudono il dentifricio. Se non ci sapete andare al cesso, state a casa vostra. Questi uomini che quando tornano a casa si mettono in libertà con la canottiera che gli esce da dentro la mutanda. Basta, signore! Dio annuisce mentre prende appunti sul block notice. Va bene, Rosario, vedrò di fare il possibile. Cambierò uomini, donne... Rosario lo interrompe. Non basta, devi anche cambiare i rapporti fra uomini e donne. In che senso? Domanda il signore pronto a scrivere. Per prima cosa, signore, basta con questa storia che il sesso è peccato. È ora di finirla. Il signore rimane con la penna a mezz'aria bloccato. Ma chi ti ha detto che il sesso è peccato? Il peccato è non farlo. Rosario non gli creda. Sì, allora perché gli angeli non hanno sesso? Non hanno sesso? Non hanno sesso, ride Dio. Ma tu lo sai perché gli angeli portano il camicione lungo? Rosario, sii serio, veramente pensi che in paradiso ci facciamo mancare qualche cosa? Ma Rosario non è ancora convinto. E se non ha niente contro il sesso, allora perché hai distrutto Sodoma e Gomorra? E mo chi sono Sodoma e Gomorra? Dio sembra sinceramente spiazzato. Come sarebbe a dire chi sono Sodoma e Gomorra, signore? Quelli che sterminato, Sodoma, la città dei sodomiti, quella che bastava che te facciavi la finestra e zacchete! Che anche in famiglia non stavi mai tranquillo, come raccoglievi 100 lire per terra, zacchete! Che se ti arrivava il colpo della strega ed eri costretto a stare piegato, eri rovinato, zacchete, zacchete, si faceva la fila dietro di te. Sodoma, la città dove stavano tutti seduti, a Capodanno le mutande non le usavano rosse, ma in vetroresina. Rosario, ma che vuoi che ne sappia di Sodoma e Gomorra? Il signore sembra faticosamente, non si sta intrecciando la lingua, di non perdere la pazienza. Ah, comodo, che ne so. Uno prima distrugge 2 o 3 città, poi non si ricorda. Padre Eterno morde la penna per restare calmo e poi risponde: ma la vogliamo finire di dare sempre la colpa a me di queste cose? A Sodoma, un cretino, lascia il gas aperto, scoppia tutto e la colpa è mia. E questa Gomorra, poi, perché avrei dovuto distruggerla? Perché gli abitanti avevano la gomorrea? Ma fammi il piacere. Convinciti di una cosa, Rosario. Se non volevo che facevate sesso, vi gravo come la Barbie, chiaro? Rosario si gratta la testa e poi: sì, ma se volevi che lo facevamo, allora dovevi fare le cose più semplici. Non queste cose complicate, alza la gamba, sposta qua, girati un momento, mettiti sotto il cuscino e poi ti ritrovi al mattino con la lingua nel comodino dopo che hai loccato la moquette tutta la notte. Dio annuisce e cerca di essere accomodante. Va bene, allora dimmi come devo organizzare le cose la prossima volta. Rosario spiega, mentre il signore ricomincia a prendere appunti. Beh, signore mio, per prima cosa, la prossima volta devi organizzare meglio gli orgasmi. Tanto per cominciare, l'orgasmo deve essere chiaro e riconoscibile, così non sei costretto a chiedere alla tua fidanzata se è venuta, e quella ti risponde: non mi sono nemmeno avviata, e va cercando pure il rimborso del biglietto. Poi devi fare gli orgasmi sincronizzati, maschile e femmine orgasmo contemporaneamente. Basta con questa storia che marito e moglie hanno orgasmi in momenti diversi, a volte anche in appartamenti diversi. Basta con queste diseguaglianze che per raggiungere l'orgasmo uno ci mette 2 minuti e l'altro 3 settimane. La prossima volta tutti uguali, 2 minuti per tutti o 4 settimane per tutti. E a proposito di diseguaglianza, la prossima volta fai tutti uguali anche i pistolini. Basta con questa storia che uno ce l'ha di 3 centimetri e l'altro 30 come John Holmes. Basta con le figuracce che quando vai a farti la doccia dopo la partita ti sembra di essere pollicino. Anche qui inventati una soluzione media che vada bene per tutti. Facciamo 15 per tutti. 23, va? E poi parlando di pistolini, la prossima volta falli sempre dritti. Cos'è questo su e giù, su e giù, su e giù, ma più che altro quasi sempre giù? Belli, sull'attenti, come tanti soldatini. Tutti dritti e tutti uguali. Al massimo si può scegliere il colore. Chi lo vuole rosso, rosso, chi lo vuole giallo, giallo, chi lo vuole verde, verde. Il Padre Eterno interviene alzando gli occhi ai suoi punti. Sì, facciamo una gelateria dove si possono scegliere i gusti. Sì, signore, volendo pure blu al puff, va bene? E pure le donne con questa pipilla e il loro monopolio, basta! Questa ricerca continua che sembra di stare in Polonia, tutti in fila con la tessera. La prossima volta fai 2 pipille per una da dare e l'altra da tenere. Anzi, fanne 3, così una pure di scorta. E le zizze, falle regolabili, uno preme un bottone e si decidono le dimensioni, a seconda di quello che si preferisce. E poi le donne, falle col libretto delle istruzioni, con la mappa, con una bella X e l'indicazione, il punto G si trova in questo punto preciso, senza che uno deve stare lì a cercare per settimane. E poi basta anche con il rischio gravidanza che ti intossica il sesso con 6.000 dubbi. Sarà il giorno giusto, sarà il giorno sbagliato. Metti un semaforo alle donne. Rosso vuol dire che puoi avere figli, verde vuol dire che puoi andare tranquillo, e se proprio il figlio arriva, allora basta con queste pappe, con queste pipì, con questi ciucci. La prossima volta fai in modo che i figli nascono già di 16 anni, così stanno 2 anni a casa e poi vanno direttamente a fare il servizio militare, e in una botta sola risolvi pure il problema della pedofilia.
Il signore interviene dubbioso. Però così diventano vecchi prima. No, insorge Rosario. Basta con questa vecchiaia. A cosa serve? È una vergogna che gli uomini debbano invecchiare. Basta con questi poveri vecchi che per non finire all'ospizio fanno finta di essere ancora attivi e sportivi. Vecchi sulle piste di sci costretti a usare il catetere al posto dello ski lift. Vecchi sulle piste di atletica che partecipano ai 100 metri piano. Molto piano. Vecchi che partecipano alla maratona e vanno avanti, solo perché hanno il pacemaker caricato con pile Duracell. Basta, signori, con la vecchiaia. La prossima volta trova una soluzione alternativa. Fai invecchiare i fumetti al loro posto. Dio alza gli occhi dai suoi appunti stupiti. I fumetti? Rosario insiste. Ma certo, signore. Fai invecchiare Flash, che fa 2 metri alla velocità della luce e poi stramazza a terra perché si è dimenticato che teneva la flebo. Fai invecchiare Superman, che entra in una cabina telefonica e poi non si ricorda perché era entrato e si chiede... A chi devo telefonare? Ah già, mi devo mettere il pigiama con l'S sul petto. Manda finalmente in pensione Topolino, così tutte le sere se ne va al topolavoro. Qui, qua, qua, che sono sempre stati insopportabili. Falli invecchiare. Uno diventa geometra, uno commercialista e uno disoccupato. Poi vai a cercare lavoro sul manuale delle giovani marmotte. All'ospizio, mandaci Batman, all'ospizio di Gotham City. Così proietta il pipistrello in cielo per chiamare l'infermiere, che arriva ciabattando. Batman, la vogliamo finire o no? È la quarta volta stanotte che mi chiami. Primo, non sono il tuo maggiordomo, non mi chiamo Battista. Secondo, il batticuore è sotto controllo, quindi dormi, sennò ti do una batosta. L'Alzheimer, fallo venire a Ginko, fa che sia lui a ripetere sempre ossessivamente il racconto di quella volta che è arrestato vacante nel numero 143. Tutti i giorni racconta la stessa storia. Fa invecchiare loro, che non gliene importa nessuno se Obelix è caduto da piccolo nella pozione magica o nel Gerovital. Rosario si interrompe per guardare Dio, che continua a prendere freneticamente appunti. Mi segui? Dio annuisce. Mi sembra di sì. Tutti giovani, belli, sani e ricchi, aggiunge Rosario. Dio lo guarda. Pure. Ma certo, signori, si può sapere perché ha creato la povertà? E che povertà, poi? Al mondo c'è gente talmente povera da essere costretta ad emigrare in Albania per cercare lavoro. C'è gente talmente affamata che quando si mangia le unghie apparecchia la tavola. Ci sono intere famiglie dove la mamma dice ai figli: Ciro, dammi una mano, prepariamo la cena, Nicola, tu dammi una gamba. Massaie che vanno a fare la spesa e quando hanno messo le 500 lire nel carrello non possono comprare più niente. Bambini in giro per il mondo talmente magri che non fanno i raggi X, ma direttamente la prova finestra. Talmente disperati che a scuola quando gli danno il tema che cosa vuoi fare da grande, tutto quello che riescono a scrivere è sopravvivere. Basta con la povertà, signore, basta con la fame, la carestia, la disperazione, la continua preoccupazione di dover mangiare. Fammi un piacere, la prossima volta crea tutti già mangiati, vuoi? Rosario annuisce, che ora chiude il suo balconote e si guarda Rosario negli occhi. Va bene, Rosario, farò del mio meglio, cercherò di rifare il mondo come vuoi tu. Ma veramente, dici? Rosario, per un amico questo è altro, non è così che dite voi uomini? Per dire lo diciamo, signore, farlo è un'altra cosa. Io invece lo farò per la nostra amicizia, perché voglio che tu stia bene. Voglio vederti felice, Rosario. Beh, signore, mi commuovi, ma non farci troppo affidamento. È tutta la vita che provo a essere felice, non ci riesco. Ho fatto di tutto, perfino sono persino diventato seguace della New Age. Ho partecipato al corso di meditazione, lo zen e l'arte di leggere il sole 24 ore. Non sono diventato felice, ma ho imparato a capire il rialzo della borsa attraverso le pratiche yoga. Poi mi sono iscritto alla scuola radioelettra di Torino per diventare animista e riparatore TV. Ti mandano le dispense a casa e tu fai pratica da solo. Se durante la riparazione muori fulminato, ti rincarni Jimmy Gastronomo, non so chi è. Anche lì sono diventato felice, ma ho imparato a fare la lettura dell'aura e quella del contatore. Se prendo la scossa le faccio contemporaneamente. Poi con i punti del supermercato ho partecipato allo stage shintoista, buddista e induista, prendi 3 e paghi 2. Si pratica la cristalloterapia, la coloriterapia, la caciocavalloterapia, la pesca e sciroppate terapia, a seconda delle offerte speciali. Ma nessuna di queste cose mi ha dato la felicità. Ho provato anche l'agopuntura, ma ho smesso perché un porcospino si era innamorato di me e la cosa mi metteva un po' di agitazione. Ho fatto perfino la macrobiotica! Pensa, un giorno stavo in una trattoria a mangiare una fettina di carne di maiale quando arrivano 2 deficienti che mi guardano disgustati e mi dicono: ma tu mangi un maiale morto? E io: ragazzi, il maiale vivo è indigesto. E loro: ma lo sai che ti reincarni quello che mangi? Se mangi maiale, ti reincarni maiale. Ah sì, ho detto io. Allora se mangi carciofo, ti reincarni carciofo. Meglio maiale potendo scegliere. E loro: ma no, mangia macrobiotico che fa benissimo. Ora, signore, se me l'avessero detto 2, di cui lui uguale a Tom Cruise e lei Cindy Crawford, uno ci crede pure. Ma questi erano 2 mostri. Lui con degli occhiali da 4 kg che sembrava un incrocio tra Everando della Noce e una 128 familiare. Lei invece misure perfette, 120, 120, 120, che se non fossero stato per i foruncoli e i sandali l'avrei scambiato per uno scaldabagno. Allora gli ho detto: voi fate la macrobiotica? Sì, mi hanno risposto. E come caspita eravate prima della dieta? E nonostante tutto ciò ho dato retta pure a loro, tanto ero disperato, ma non è servito a niente, non sono riuscito a essere felice. Dio scuote la testa dispiaciuta e interviene. Stai tranquillo, Rosario, vedrai che seguirò la lettera e le tue indicazioni e creerò un mondo dove sarai felice perfino tu.
Rosario scuote la testa, signore mio, io sono un caso ostinato, io sono proprio geneticamente refrattario alla felicità. Io sono sicuro che se tu veramente facessi un mondo pieno solo di donne belle, io sarei ricchione. E se nel mondo, nel prossimo mondo ci fossero solo uomini belli, io fossi il più bello di tutti gli uomini belli, sicuramente andrebbe di moda il tipo Giobbe Covatta, io sarei rovinato. E se in questo prossimo mondo tu riuscissi addirittura nel tuo miracolo più grande, ovvero farmi assumere alla televisione come cronista sportivo, sono sicuro che metterebbero il calcio fuori legge. Insomma, signore mio, dammi retta, fai pure il diluvio, ricomincia da capo, ma a me lasciami fuori. Non è perdere tempo. Signore, con me non basta manco la manda del Padre Eterno. Dio lo guarda pensieroso e poi, eppure Rosario, io riuscirò a farti felice. E in quella un lungo tuono coprì le parole del Signore. Rosario sbianca, poi si affaccia dalla finestra. Fuori è già buio e le nuvole cominciano ad addensarsi, e di nuovo, per l'ultima volta, è notte, una notte lunga e piovosa. E ora, signori, epilogo, pensavo di fare un capitolo extra a parte, per questo però no, dai, in fondo dura poco. E scusate per l'interruzione di prima, mia sorella è venuta a rompermi le scatole, vabbè, poverina, no, che c'entra, che ne sapeva. Allora, epilogo. Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Un saluto cordiale da Rosario Sansa, che per gentile concessione del Padre Eterno sostituisce oggi il vostro abituale telecronista Santo Giotti. Che Dio vi benedica tutti quanti. Stiamo trasmettendo dallo stadio di San Paolo, il quale, in tribuna d'onore, controlla che non glielo rovinino perché l'ho appena ristrutturato. Accanto a lui due colleghi, San Siro e Olimpico, entrambi in trasferta. Questa domenica è dedicata alla partita ed è perciò detta la domenica delle palle. Sta per avere inizio l'incontro paradiso contro inferno, valido per la Coppa dell'Altro Mondo. Durante la durata della partita, due tempi da 45 secoli l'uno, dirige l'incontro Ponzio Pilato. Notiamo sugli spalti le vecchie glorie, Osiride, Giove, Toro e altri ancora che in questo momento stanno facendo la fila per comprarsi un panino al prosciutto dal chiosco di San Daniele. Mi sono ingabugliato. Ed ecco arrivare trafelato Maometto, in ritardo, sentiamo cosa dice. Uaiù, stavo in montagna, sono partito per venire qua per convincere la montagna a non venirmi appresso. Mannaggia la morte, ci è voluta la mano di Dio. E con un cenno della mano richiama il venditore ambulante di caffè, il solito Tullio Solenghi. Entrano in questo momento in campo le squadre, e la divisa dei giocatori del paradiso consiste in boccoli biondi e camicia di seta bianca con il nome dello sponsor, Lacrima Christi Vino Divino. La squadra dell'inferno indossa invece una divisa a righe rosse, stampate direttamente a fuoco sulla pelle. Dalle curve del paradiso gli ultra intonano l'inno Tu scendi dalle stelle, scritto da Sanremo, sulle cui note ballano le Maiorette, che sono tre sorelle, Maria Maddalena, Maria Glorietti e la più grande, Santa Maria Maggiore, un po' isolata, Sant'Elena. Le squadre in campo sono nervose, la formazione del paradiso è una classica 4-4-2, capitanata dal portiere San Pietro, custode della porta santa. Davanti a lui sono schierati i quattro difensori titolari, Paolo, Luca, Simone e Matteo, mentre in panchina ci sono Nicola, Erminio, Riccardo e Astolfo, quattro difensori apocrifi. Barabba stopper, anche se i tifosi non sono d'accordo, e alzano striscioni con la scritta Barabba libero. San Giovanni decollato alla destra e San Giorgio a Cremano alla sinistra. Mediano Lazzaro, ancora convalescente, centravanti Giuda Iscariota, ultimo acquisto del calciomercato. È stato comprato per soli 30 denari. E infine, seconda punta, San Patrignano, in crisi d'astinenza. In panchina Gesù, l'allenatore del paradiso, sta facendo scaldare altri due giocatori, San Vito con strani balli e Giovanna d'Arco con i cerini. Ecco, acceso un cerino, si è data fuoco, si è scaldata. Notiamo poi tra le riserve due papi, Pio col numero 13 e Giovanni col 24. Intanto a bordo campo la Maddalena, massaggiatrice, non vede l'ora che qualcuno si faccia male per dare una manata. La squadra dell'inferno schiera invece una formazione diabolica, capitanata dal mitico Belzebù, come al solito incazzato come una iena. Particolarmente affollata la panchina su cui sono mucchiati avari, golosi, furbi, millantatori, tiranni, bestemmiatori, assicuratori e sindacalisti. Ed ecco, la partita sta per avere inizio, l'arbitro Ponzio Pilato dà le ultime raccomandazioni ai giocatori. Niente miracoli. Poi mostra il capitano una monetina e chiede, testa o croce? Gesù dalla panchina grida, testa, per l'amor di Dio, non cominciamo con la croce. Soltanto Giovanni decollato non è d'accordo. Ma quale destra? Grida da lontano. Quale destra? Siete scemi. Il sorteggio favorisce la squadra dell'inferno, l'arbitro fischia e comincia l'incontro, batte il calcio all'inizio il capitano Belzebù, Lazzaro cerca di intercettare il passaggio e subito cade, Gesù dalla panchina interviene, Lazzaro alzati e cammina, la palla viene ora conquistata da San Giorgio a Cremano che viene attaccato da quattro difensori e subisce il martirio, viene assunto in cielo e come assunto diventa protettore dei disoccupati, al suo posto entra un altro difensore, uno e terzino. E adesso all'attacco l'inferno che avanza con una perfetta azione. Ecco Elga, la belva degli SS riconoscibile dalla frusta, che passa a Banda, la belva dell'MS riconoscibile dalla sigaretta, che passa al ministro Treu, la belva dell'FS riconoscibile dal bilancio del consiglio di amministrazione. Non si apre. Trama passa all'ala, ma prima che l'ala trasformi, Gesù trasforma l'ala in due mezze ali, costringendo Pilato a intervenire. Ho detto che non voglio miracoli, Gesù si scornisce. Ma anch'io, figuriamoci, nessun miracolo, è stata una coincidenza.
La palla corre intanto verso il fondo del campo, ma prima che arrivi alla linea San Patrignano si pippa tutte le righe. Gesù dalla panchina cerca di intervenire con l'arbitro. Ponzio, perdona lui perché non sa quel che si fa. Ma Pilato è removibile, punizione per l'inferno ed espulsione di San Patrignano per doping. Batte la punizione Raschio Nero, un diavolo orribile con il corpo di capra e la faccia d'erpecora. La palla però viene intercettata da Giuda che fa autogol. Autogol! C'è stato un autogol. Dalla curva del paradiso sale un solo grido. Traditore! Traditore! Solo gli ipocriti dalla curva dell'inferno fingono un forte dispiacere. Gesù dalla panchina grida: Giuda, prima che l'arbitro fischi tre volte e ti rompa le cosce! 1-0 per l'inferno. Parla al centro, si ricomincia. Calcia Lazzaro che per lo slancio cade di nuovo a terra. Gesù dalla panchina: Lazzaro, alzati e cammina, cretino! Cristo sta sempre in terra, è fragico! Gli eretici vengono bruciati sullo scatto da Barabba che, da bravo ladrone, gli ruba la palla. Corre verso l'area avversaria con la palla al piede, non quella di piombo come sarebbe logico, ma quella di cuoio. Ma ecco che inciampa su Lazzaro ancora una volta per terra. Recupera la palla, un giocatore dell'inferno, un avvocato che merita la presenza in squadra a pieno titolo, non solo per l'appartenenza alla categoria, ma anche perché è proprio l'avvocato del diavolo. Il dannato entra nell'area del paradiso, ora solo davanti a San Pietro, sta per tirare, ma per miracolo il pallone passa da 28 cm di diametro a 2,80 m, la moltiplicazione della palla. Pilato ferma il gioco e guarda Gesù. Gesù diventa rosso di vergogna e la palla torna di dimensioni normali. L'avvocato allora lancia, ma è fuori. Sia per colpa dei piedi di Cabra, sia perché la porta da 7 metri è passata a 70 cm. Dopo la moltiplicazione delle palle e la divisione delle porte, Pilato se ne lava le mani. La palla finisce tra i piedi di Natale, difensore del paradiso, che effettua un passaggio brevissimo da Natale a Santo Stefano. Lazzaro cade un'altra volta, dalla panchina del paradiso si alza il medico, il dottore, fate vedere fratelli, ortopedico. Ma Gesù lo ferma e grida: Lazzaro, fa una cosa, rimani per terra e non ne parlamme più. Intanto la palla viene conquistata dal numero 5 dell'inferno, un usuraio, mentre un iracondo con la maglia numero 3 grida: passa, passa, bastardo, passa! Quanto mi dai se te la passo? Chiede l'usuraio. L'iracondo continua: passa, figlio di puttana, passa! L'usuraio contratta: se te la do me la passi fra 3 giorni, mi dai 4 milioni? Ma mentre accade questa discussione, la palla vola verso Graffia Zizza, un diavolo della quarta bolgia che colpisce di testa e buca il pallone. È fallo! Un fallo di dimensioni esagerate, dato che Graffia Zizza è uno satiro con un fallo di 2,48 m che porta vogliato attorno alla vita a mo' di salvagente con Paperella. Perciò i compagni lo chiamano Baywatch. Pilato è perplesso, non sa cosa fare, non gli era mai capitato un fallo di queste dimensioni né di questa forma. L'allenatore dell'inferno, un sodomita, va a parlare con Pilato. Dopo una discussione poco citata, Pilato affida la rimessa all'inferno, intanto si aggiusta i calzoncini con un gran sorriso sulle labbra. La rimessa è affidata a Scassacocchio, un invasato, e siccome è invasato rimette per 12 minuti la colazione del mattino, i calzini, la merenda della settimana prima, 128 ciocche di capelli, una 128 familiare, due volte 128, 28 fotografie di 98 di Andreotti che bacia i fratelli Salvo con la lingua, un fiotto di roba verde tipo frullato di rana. Deve intervenire il cardinale Milingo per esorcizzarlo e far riprendere l'incontro. Scassacocchio parte all'attacco, ma viene intercettato da Paolo, il quale passa a Luca Matteo, Matteo Simone, Simone Area Krishna, due stranieri entrati nella ripresa. Area, Krishna, Area, gol, uno pari! Nella curva del paradiso i masochisti esultano, vengono picchiati, riesultano. Giuda corre verso la panchina per baciare Gesù, ma questi gli dà un pacchero e lo infila tra l'incrocio dei pali. Gol, 2-1 per il paradiso. Pilato fischia alla fine dell'incontro, le squadre rientrano negli spogliatoi, rimane in campo solo Lazzaro, assai perplesso, che chiede: posso risorgere adesso? Come di consueto, le forze del bene trionfano sulle forze del male. Ed è finito! Finalmente 32 minuti, quello vabbè. Però volevo leggervi tutto quanto e concludere con questo capitolo qua. Ok. Che fatica. Ho letto un po' troppo veloce, mi sono ingarbugliato troppe volte. Vabbè, chi se ne importa. Bene, spero che vi sia piaciuto. E addio. Ciao.